Bebe Vio, la vita è una figata, Paola Turci parla del suo incidente. La vita è una figata. Bebe Vio ospita Paola Turci, che racconta l'incidente. Parte oggi pomeriggio alle 17.45 il nuovo programma domenicale di Rai 1, dal titolo La vita è una figata, condotto da Bebe Vio, nell'anagrafe Beatrice, ormai volto sempre più popolare in TV. Loro nella scherma alle Paralimpiadi aprirà il suo attesissimo programma ospitando, tra gli altri, la cantante Paola Turci, che racconterà il terribile incidente del quale è rimasta vittima molti anni fa sull'autostrada a Cosenza. La cantante, reduce dal successo ottenuto all'ultimo Festival di Sanremo con il brano Fatti bella per te, intervistata da Bebe Vio, parlerà del rapporto con la sua immagine e con le cicatrici al volto che le sono rimaste dopo quel drammatico episodio. La vita è una figata con Bebe Vio andrà in onda, come abbiamo già detto altre volte, per 6 domeniche, sempre alle 17.45, su Rai 1. In questo primo appuntamento vedremo anche Piff, che racconterà com'è riuscito a vincere la sua timidezza. Nel salotto di Bebe siederà inoltre Andrea Caschetto, un ragazzo siciliano, divenuto ambasciatore del sorriso. Andrea soffre di frequenti amnesie e ha perso la memoria a causa di un delicatissimo intervento chirurgico che ha avuto all'età di 15 anni. Spazio infine a Maila Riccitelli, una bambina di 10 anni senza una gamba, il cui sogno è diventare una ballerina, per lei ci sarà una sorpresa. Bebe Vio pronta per La vita è una figata. Ospiti e anticipazioni. Sempre nella puntata della vita è una figata di oggi, domenica 8 ottobre 2017, Bebe Vio accoglierà in casa sua Gianluca Maffeis, un ragazzo che sogna di girare il mondo senza prendere l'aereo. Ma le sorprese e gli ospiti non finiscono qui, perché nelle prossime puntate della vita è una figata Bebe Vio darà spazio anche a personaggi molto famosi della TV, in particolare a volti della Rai, quali i conduttori della vita in diretta Marco Liorni e Francesca Fialdini, ma anche alla regina dei fornelli Antonella Clerici, alla simpatica Geppi Cucciari e alla conduttrice Camila Ranovic, da oggi in onda su Rai 3 con la nuova edizione del suo Kilimangiaro. Bebe darà modo ai telespettatori, durante le sue chiacchierate con gli ospiti, di farsi conoscere ancora meglio, quindi non solo di far conoscere altri aspetti e le storie degli intervistati. Questi e molti altri ospiti faranno compagnia agli spettatori della Prima Rete ogni domenica, per circa un'ora, a partire da oggi fino al 12 novembre, con storie che vale la pena conoscere.